Ciao a tutti ragazzi. Ciao, quanto vale Donnarumma, Carlo? Donnarumma? Ma che deve valere Donnarumma? Vale più lo zio di lui. No, ma vale più del tuo tradimento. Perché in settimana, caro Carlo Tarallo, e ti devo tirare le orecchie per questo, mi hanno detto delle spie. Ma chi te l'ha detto? Dillo, me l'ha detto Donato Martucci. Me l'ha detto Donato Martucci. Sei intervenuto in altri contesti giornalistici. No, ma io sono stato ospite al matrimonio di Toni Colombo. Ma no, stavi... Sì. E che cosa si festeggiava? No, è perché c'è stato tu, non so se avete seguito, che non si sa chi l'ha sposato, che il sindaco ha detto sì, poi ha detto di no. E in realtà l'ha sposato Ancelotti. C'è. Assurdo, Carlo. Ma dove le pensi queste cose? No, è vero. Ma perché l'ha sposata Ancelotti? Ce la vuoi spiegare questa cosa? Sì, perché si cercava uno che avesse, insomma, l'aspetto del prete di campagna. Se ci sente Ancelotti, Ancelotti all'inizio tentennava, poi gli hanno fatto vedere, ma quindi e ha fatto una cosa. Carlo, ma ti hanno sfrattato la piazza del plebiscito, quindi a te? Sì, qua non si festeggia più niente, ragazzi. È finita la stagione. No, probabilmente alla Lazio c'hanno l'Aquila e noi abbiamo il Colombo. Noi abbiamo il Colombo. Non si festeggia più perché c'è molta tristezza per l'addio di Allan. Attenzione. Quindi ci sta dando una bomba di mercato? No, l'ha detto Ancelotti. Come Ancelotti? Ancelotti ha detto che io mi incateno a Castelvolturno dovessero partire Koulibaly e Allan. E quindi significa che Allan. Senti Carlo, ma perché allora Ancelotti non ha detto la stessa cosa per Insigne, giusto per dire un nome? Perché ragazzi, Insigne, diciamo, c'è la trattativa è calda. Quindi le altre due sono fredde, vuol dire che sono già concluse? No, quella là di Allan è già andato via. Ah, e la prossima, e poi voglio dire, Ancelotti si può pure incatenare un quarto d'ora, ma non è che succede chissà che. E chi arriva al posto di Allan secondo te? Credo Veretout, ma è un giocatore molto diverso però da Allan, quindi mi vuoi dire che il prossimo anno vedremo un altro tipo di gioco? Sì, ma al di là di questo, la trattativa della quale volevo parlare è quella là di Insigne. Dimmi. Insigne si lavora a uno scambio con Icardi. Ma dai. Sì, ragazzi. Ma sì, vogliamo i dettagli. Prepariamo il comitato di accoglienza. Per Wanda Nara. Per Lavanda, esatto. La Lavanda. La Lavanda o Wanda? Per Wanda e Maurito. Wanda e Maurito. Senti, Carlo, i dettagli economici quali sono? Ma guarda, De Laurentiis, vabbè, insomma, aveva intenzione di proporre uno scambio alla pari, che però non c'è. Credo che dovrà metterci vicino una ventinella di milioni. Quindi mi stai dicendo Insigne all'Inter più 20 milioni di euro per Icardi al Napoli? Sì. E quanto guadagnerà Mauro Icardi, visto che con l'Inter sta facendo le bizze per il rinnovo? Lui attualmente guadagna 4,5, ha chiesto 9, credo che chiuderanno sui 7,5. Che è la stessa cifra che voleva Higuain per rinnovare e per restare a Napoli. Esatto, sì. Quindi fondamentalmente tu ci stai dicendo che il top player in attacco del prossimo anno sarà Icardi, Milik resterà a questo punto? Sì, assolutamente, sì. Milik sì. Resterà e al posto di Insigne chi arriverà? Lozano? Ma non credo che ci sia bisogno poi a questo punto di... Di prendere un'altra mezza punta? No, perché Ancelotti, da quello che ho capito io, ha in testa di fare un 4-4-2 con Milik e Icardi. E devo essere sincero, a me la cosa piace moltissimo, l'idea mi piace tanto. Quindi con Callejon a destra e a sinistra? Zielinski. Mertens. Zielinski. C'è Zielinski, c'è Mertens. Può che sta Verdi. Insomma, ci sono tantissime alternative. Quindi il vero investimento del Napoli, il Napoli lo farà in attacco, da quanto sto capendo. Quindi a centrocampo credo che sia necessario, se va via Allan, per una cifra presumibilmente vicina ai 70-80 milioni di euro, Donato, correggimi se sbaglio, 60-70 potremmo andare a prendere sia Barella che Veretout per questa cifra, no? Ma Barella non vuole venire. Barella non vuole venire. Però è quello che dico anche io. Sì, però ragazzi, cerchiamo di essere seri, perché Carlo ha dato veramente una bomba di mercato. Se dobbiamo rinunciare ad Allan e dobbiamo valorizzare Fabian Ruiz, a questo punto Fabian Ruiz potrebbe spostarsi anche un pochino più avanti, no? A questo punto, no, Carlo? Ma infatti Barella non vuole venire, lo ha detto a chiare lingue. Giocherà Veretout e con chi? Però, scusate, se Barella non vuole venire, insomma, non è che sia esattamente così. Poi voi lo sapete meglio di me. I soldi fanno uscire. Esatto. Cioè, la voglia, diciamo. Anche di Verdi, no? L'anno scorso si diceva non vuole venire. Forse era meglio se stava a Bologna, però. Però dopo... No, dai.
Che sto cattivo scherzando, questo Donato Martucci. Vorrei vedere se queste cose ha il coraggio di scriverle però sul Corriere della Sera. No. Guarda che io l'ho scritto. Fino a ieri le avrei scritte io. Tu? Ma lui vorrebbe. So. Insomma. Ma io l'ho scritto su, fino su a Twitter prima. Quando è arrivato. Senti, allora Carlo, vorrei da te, non da tifoso del Napoli, ma da giornalista attento a certe dinamiche, una proiezione su quello che può essere il Napoli del prossimo anno. Ma guarda, il Napoli il prossimo anno dovrebbe essere un l'ossatura è quella là di quest'anno. Bisogna vedere soltanto se Albiol è in grado di farsi un'altra stagione oppure va sostituito. Uh-huh. Meret in porta. Sul terzino bisogna vedere perché poi insomma... Se Gulam torna il Gulam che abbiamo apprezzato prima, esatto, dell'infortunio col Manchester, penso che sia un grande terzino. Esatto. Quindi tu dici Albiol, Koulibaly, Meret tra i pali, Gulam a sinistra con Isai Malquit che deve imparare però ancora tanto, sul versante difensivo. Io credo che Gulam non tornerà più il terzino di una volta. Vabbè, però se ci metti dietro uno come Mario Rui che all'occorrenza può dare il suo contributo, secondo me è più sereno di avere tutto il tempo poi di tornare il Gulam. Gulam chiaramente è andato anche lui in Belgio come Younes, sì, per può essere che torna magari qualche miracolo carico. Diciamo che il tipo di infortunio che ha avuto difficilmente tornerà al 100%, esatto, ma già un 90% potrebbe essere, certo, tanto. Senti Carlo, invece a centrocampo dicevamo via Allan entra Veretout. Non sì, è ma anche Barella potrebbe entrare, attenzione, non è una cosa, cioè non è una scelta già fatta questa. Comunque Ruiz più un incontrista di qualità, uh-huh. Zelinski a sinistra, Galleon a destra e Milik e Cardin a capo. Senti, e Mertens invece quali sono le ultime notizie? Secondo me Mertens potrebbe restare. Uh-huh. Dopo quello che ha detto ieri, insomma, ha dato delle indicazioni molto precise e pare che a lui piaccia veramente la piazza, voglia rimanere. Sì, io credo che voglia rimanere a Napoli. Poi vedi, quando Ancelotti... Non dipende da lui però. Appunto. Quando Ancelotti parla di mercato, così semplicemente dice solo palle... come abbiamo potuto verificare a gennaio. Carlo, fammi salutare anche il professor Ariemma sull'altra linea. Enrico. Buonasera a tutti. Ciao Enrico. Ciao ragazzi. Ciao Enrico, come va? Tutto a posto, siamo contenti, moderatamente contenti. Ti ho visto ai fornelli cucinare il pesce. Ai fornelli. Dovrei appellarmi all'autorità del mitico Tonino Scardi che penso voi conosciate. Non abbiamo questa fortuna culturale. Gli scherzi sono degli anni 90. No, mi spiace. Sei troppo avanti, Enrico. A Giambarai va già aperto. Grazie, molto gentile da parte sua. Ma che, Carlo, ma che hai detto? Dobbiamo i tornelli o i fornelli? Come dici? Ai tornelli sententano sempre l'inculata, come voi sapete. No. Ma i tornelli li ha messi De Laurentiis, appunto, a proposito di pesce d'aprile, no? Senti, l'inculata pesce d'aprile. Senti, professore, ti volevo chiedere, visto che Carlo ha fatto una proiezione di quello che potrebbe essere il Napoli dell'anno prossimo e ha parlato di Icardi, Milik quale coppia d'attacco del prossimo anno, tu invece come ti poni? Io mi pongo su questa linea, però, io vedo che Milik, che secondo me nasce, o meglio non nasce, ha i movimenti e la qualità della seconda punta, secondo me, però sta disimparando a farlo. Non lo so vicino ai Cardi oggi come potrebbe funzionare, certo sarebbe una bella sfida per Ancelotti e forse ci libereremmo, no, prendendo i Cardi, di Insigne una volta per tutto, libereremo. Attenzione. Nel senso che forse adesso comincio a pensare che la piazza ha bisogno di liberarsi di Insigne e Insigne ha bisogno di liberarsi della piazza. Questa è una bella pietra, no, che ma tra tirato. Le altre cose no, e vi spiego, io le vedevo prima, zappavo tra zappavi? Dire, da una TV all'altra locale, ma tra un pesce e l'altro, diciamo, no? Tra un pesce e l'altro, ma i pesci non stanno a mano, alla fine c'è una grangola di pesci che di fatto non parlano del Napoli come gioca senza Insigne. Ah, ecco. Dispensando numeri che sono, sì, come voi dice... sapete, non l'interpretazione ma la base dell'interpretazione. 8 gol senza Insigne, sì, si vince, 8 però alla fine ho scoperto che abbiamo vinto con l'Udinese, col Cagliari, due volte con l'Udinese, col Cagliari, col Parma, cioè questo è... Dimenticando che Insigne ci ha regalato dei gol clamorosi, dimenticando che Insigne ha segnato un attimo al Real Madrid, ha segnato a Liverpool, cioè. Anche quest'anno, soprattutto a inizio campionato, ci ha dato 12-15 punti, parlo di Lazio-Roma, intendo dire, certo. Fiorentina in casa,
Liverpool in Champions. Io non ci sto a questa gogna contro Insigne. No, vabbè, ma noi stavamo parlando... Sapete meglio di me che una stagione è fatta di periodi, di sì. Ma chi fa questi ragionamenti sono i pesci pigliati con la botta, ok? Tornando sempre ai pesci d'aprile. Primo aprile sempre di pesci si tratta. Carlo, tu che pensi del fatto che Insigne, insomma, che si giochi meglio di senza Insigne? No, questo non lo credo, nel senso che non si tratta, ci mancherebbe altro. No, ma Insigne non si discute, tra l'altro se va in porto questo affare non è che lo stiamo vendendo a una neopromossa, Insigne andrebbe all'Inter. È semplicemente un problema di come possiamo dire, è un problema tattico. Io credo che quest'anno ha dimostrato che Ancelotti ha tentato in tutti i modi di far sfruttare Insigne, no? Di sfruttarlo al massimo. E ricordiamo che Ancelotti è uno che, al contrario di Sarri, Ancelotti guarda molto le caratteristiche dei giocatori per fare la squadra. E purtroppo in un 4-4-2, diciamo all'antica, Insigne fa fatica perché fa la seconda punta per problemi, secondo me, soltanto fisici. Fisici, certo. Soltanto di statura non è adatto. Ragazzi, ma con Antonio Conte all'Inter, Insigne dove lo vedete però? Perché c'è da dire anche questo, eh? Ma io non sono sicuro che... Ma Mario Sconcerti oggi lo dava quasi per certo, eh? E allora sicuro non va. No, io invece chiedo una cosa a voi e anche a Carlo. Carlo ha ragione, ma anzi di Carlo mi rispecchio. Però mi chiedo, voi come vi spiegate i primi due mesi e mezzo da seconda punta di Insigne? È vero. Ma perché era un retaggio tattico. Era un retaggio tattico di tutto quello che aveva insegnato Sarri, quindi certi meccanismi erano mandati giù a memoria. Quindi io... Ma lui spesso lo affiancava a destra la prima punta. Infatti. Anche in nazionale ha giocato da punta inizialmente. Però... poi il tempo che le difese avversarie prendono le misure. Sì, però comunque non giocavano gli altri. Io l'ho visto poi. Da due mesi gli altri non erano in forma, perciò. Enrico, ma all'inizio del campionato Insigne giocava con Mertens lì davanti. Certo, quindi certamente aveva sicuramente infatti possibilità in un altro modo. Il Napoli ha vissuto diverse fasi, la fase della forma di Insigne, la fase della forma di Milik, adesso speriamo che sia la fase della forma di Mertens. Io ho detto a varie riprese, Luca lo sa, l'ho detto anche con Donato, secondo il mio parere, secondo... vale poco, però Insigne come sta... modesto, sì, no, è così. Insigne secondo me sta trovando ha trovato difficoltà dal momento in cui Milik è ritornato alla grande, sta segnando e lo spazio nella formazione se lo deve giocare sempre con Mertens. Forse a lui stanno venendo meno delle certezze. Diciamo anche che Callejon, il famoso taglio che faceva imbeccato da Insigne, non c'è più, non c'è quella necessità tattica, ok? E però, come dice Carlo Tarallo in privato, però non so se lo dirà anche in pubblico, ma lui il problema non se lo pone, sto scherzando ovviamente, Mertens con Milik è una coppia più assortita tecnicamente. Infatti, okay? Infatti. Con Zielinski che viene liberato sulla fascia sinistra e che si accentra. Quindi, però voglio dire, Insigne non deve perdere i gradi del capitano, perché poi... Noi parliamo di... Scusatemi se vi interrompo. Dici. Di mera, cioè una cosa, per carità, una cosa importante, funzionalità. Infatti. Cioè, Mertens è più funzionale, sì, bravo. Imparati questo aggettivo e lo spendiamo, tra l'altro, diciamo, come possiamo. Se posso anche fare un invito, no? Ma lo faccio a noi stessi. Noi dobbiamo parlare di Insigne come se non fosse napoletano. Vero. Se lo dobbiamo togliere. Io lo dicevo l'altra settimana, Carlo, perché noi perdoniamo tutto a Mertens perché è napoletano? Concordo pienamente. No? E non perdoniamo niente a Insigne perché è napoletano. Io lì smorirò pazzo su questo punto. Ma guarda, io credo che non sia, cioè credo che sia più una questione mediatica che altro, perché poi noi viviamo lo stadio tutte le domeniche, no? Io non ho mai sentito particolari mugugni. E porca miseria, da curva a curva, Carlo, ti posso dire che io rischio le botte di darle o di prenderle ogni settimana. Attenzione, un accademico in veste Patrizio Oliva. No, allora, io credo questo, credo che Insigne sia... proprio per caratteristiche un esterno o addirittura proprio l'ideale in un 4-2-3-1. Concordo pienamente anche su questo. L'ideale per tipo di movimenti, per tipo di giocata. Io voglio dire solo una cosa a Carlo Tarallo, perché non sono convinto che vada all'Inter per un motivo, perché avendo Mino Raiola, il quale sposta i calciatori da un campionato all'altro per ovvie ragioni di meccanismi di solidarietà, per far scattare commissioni, premi alle società quando i calciatori vengono trasportati letteralmente in altre confederazioni, allora io dico
Ecco, a questo punto perderemmo anche un calciatore italiano. E voi mi insegnate che nella composizione delle rose i quattro italiani più i quattro del settore giovanile ci devono essere per forza. Ma no, ma noi facciamo prendere la cittadinanza a Coulibaly. Tanto ormai siamo in vena di cittadinanze. A tutti. Cittadinanze onorarie per tutti. C'è qualche allusione? Allora, a me veniva in mente una cosa. A una alla volta, per carità. Maestro, come va? Una alla volta. Una alla volta. Allora, mi veniva in mente, io che ho una certa età. Sì. Vi ricordate Beppe Signori con Sacchi? Sì. Come no? Cioè, alla fine non si capiva più se Beppe Signori era fortissimo, no? Mm. Era una punta. E poi si dovette adattare a fare l'esterno. Sì. E non va bene, non andava bene. Tanto è vero che si rifiutò di fare la finale dei mondiali. Ti ricordi? Come no? Allora, ci sono giocatori. Lui non gioca. Ci sono giocatori fortissimi, proprio fortissimi, che però in un certo schema di gioco non riescono a dare il meglio. Poi, tra l'altro, è anche uno dei giocatori con i quali tu puoi fare cassa, perché ora stiamo parlando di uno scambio, ma poi alla fine lo scambio sono comunque soldi. Mm. Certo. Mentre dall'altra parte c'è un giocatore che, avendo 27 anni, e parlo di Cardi, ipoteticamente tu puoi anche pensare di farci anche la plusvalenza fra 3 anni. Certo, Icardi ne ha 26, è un 93. Ecco, aiutami. Quindi, certo, a 29 gli fai l'ultima... gli fai l'ultimo contrattone. Su quello che riguarda la faccenda Vandana, allora, poi, ecco, diciamo qualcosa, però proprio perché siamo tra di noi nessuno ci sente. Ecco, appunto. Io credo che Raiola in qualche modo stia anche un pochettino orientando Vanda. Sì? Mm. In che modo? Nel senso essere. Che comunque ci sta... La orienta con la bandiera, no, ovviamente. Ecco, con la bandiera. E quindi io credo che questo gioco, questo giro, possa poi anche preludere a un rapporto diverso tra Vandanara e Icardi. Cioè, Vandanara potrebbe anche non essere più procuratore vero e proprio. Quindi dici che Mino Raiola potrebbe subentrare a Vanda? Sì. Questa domani mattina deve uscire sui giornali. Questa esce sui giornali domani mattina, scusate, questa notizia di Carlo. Però posso dirvi una cosa, con tutta la sincerità di questo mondo, Icardi non lo prendere mai proprio per Vanda. Viene a Napoli a creare... Il problema, sapete qual era? Enrico, te la giro proprio a te questa domanda, infatti mi hai preceduto. Come ti figuri il personaggio ingombrante Vandanara a Napoli? Assolutamente. Questo mi aspetto da te una fotografia lucidissima della proiezione. Allora, io adesso sta producendo tante di quelle fotografie Vandanara in questo periodo. Fatemi sentire il proprio. Le conservate. Il problema è che Vandanara è il tipico personaggio che in qualche modo intercetta il lato coatto di De Laurentiis. Questa è bellissima. Questa è troppo bella. Cioè, De Laurentiis ha sicuramente il pallino Icardi, lo ha sempre avuto già ai tempi di Genova, eccetera. Mm-hmm. Ma sicuramente il pallino Vanda è un massivo, diciamo. Ma pallino narice destra o narice sinistra? Ma questo su proprio io non lo so. Come dire, una Maliarda, una femmina come Vandanara, come una Claudia, una Lesbia, una Fedra, queste Fedra, diciamo, alle funzioni a Fedra, magari non si fermano, no? Mamma mia, facciamo seri. Sono perfettamente d'accordo con Enrico. Senso, questa è una notizia. Questo mi fa via, questo aspettare me la segno. Segna il giorno. Il primo di aprile. Ma non ti scordare, no, Enrico, che oggi è il primo di aprile. Che sta facendo un pesce d'aprile? No, perché De Laurentiis, cioè, la naga, ragazzi, è un po' un personaggio cinematografico. Sì, sì. Altro che... Il fatto di intercettare il lato coatto, che poi sono bellissimo. I 4/5 di De Laurentiis. Non ci vuole molto, e lei sarebbe perfettamente in grado. Poi però posso dire un'altra cosa. Certo, linee libere. Noi non dobbiamo cadere poi negli eccessi contrari. Cioè, noi abbiamo avuto personaggi come il fratello di Higuaín, il papà di Hamsik, il procuratore, quel personaggio, il procuratore di Sai? Giuffredi. Che ogni giorno che Sai fa mezza cosa. E anche il procuratore di Veretout. Allora, se voi mettete
Cioè, poi a quel punto meglio Andanaga di Giuffrida. Giuffredi, Giuffrida. Invece una cosa di segno contrario. Cioè, poi questi personaggi, e parlo più di Vandanara che di Cardi, cioè parlo di personaggi al maschile o al femminile, come dire, impugnati nel velinismo, diciamo così, stanno bene a Roma e a Milano molto più che a Napoli. Assolutamente Carlo, vero. Ma Giuffrida intendevi dire Scartiloffisto o Scatuzze? Prima... Ma ogni volta che parla, ma mi sembra che ci stiamo comprando un altro. Vere tu. Ah no, allora non lo voglio più. Vere tu o vere lui? Non ho... no, vere tu, non lo voglio lei. Più. Vere lei ha detto, meglio vere lei. Vere lei. Immaginatevi a De Magistris con Vandana. No, no. magari si separa e poi li risposa. con la fascia nera azzurra a quel punto. È un bel matrimonio a Piazza Plebiscito. E gli diamo la cittadinanza napoletana. Le nozze le organizza il fratello di De Magistris, chiaramente. E Tony Colombo canta. Esatto. E arriva pure con la carrozza. Io poi mi domando. Aspetta, fatemi chiedere, Carlo, ma secondo te se De Magistris dovesse risposare a Napoli Icardi e Vandanara, la fascia è tricolore o nera azzurra? No, è quello De Magistris e nera azzurro nell'anima. Ecco qua, io lo sapevo. Non c'è scelta, Dopo sentiremo pure il Ciolo Simeone, quindi io poi non ho capito che cosa si aspettavano i napoletani da un Colombo. Cioè. No, ragazzi, comunque uovo. Non vi dico quello che è stato detto dall'altra parte, perché che cosa si aspettava da un Colombo, hanno fatto dei gestacci, insomma. Lasciamo perdere, va. Ragazzi, facciamo l'ultima proiezione, ve la faccio ad entrambi questa domanda. Visto che il campionato non ha più nulla da dire se non qualche indicazione sul prossimo anno, no? Perché tra Milik che deve dimostrare, Mertens che deve farci capire che futuro vuole avere a Napoli, lontano da Napoli, eccetera. Ma questa Europa League, siamo o non siamo all'altezza di vincerla? Siamo all'altezza di passare i quarti. Una per volta. Una per volta. Prego, prego Carlo, vai. No, prego, che dico, più E allora non parla più nessuno. Io dico che siamo nettamente all'altezza di passare i quarti, a patto che facciamo fronte alle bocche di fuoco loro, perché in mezzo e in difesa siamo superiori. Credo che loro siano veramente vulnerabili, sì, siano una squadra a livello, diciamo. Li temi di più, Aubameyang o la calzetta? Aubameyang, perché forse c'ho ancora le purghe di Dortmund, insomma. Ma è vero, è vero. No, come anche è più giocatore, come diremmo da queste parti. Carla, e tu? Sì, no, anch'io penso che ce la giochiamo tranquillamente. Cioè, abbiamo visto un Napoli con Liverpool, con Paris Saint-Germain. Col Paris Saint-Germain. Sì. Quando ci sono questi appuntamenti qua, il Napoli... Sì, penso anche io. Il Napoli è una squadra esattamente del tuo livello, secondo me, l'Arsenal. Proprio rispecchia esattamente il tuo livello. Sì. Ragazzi, per concludere, una flash sulla batosta che ha preso la Roma, perché è giusto commentarlo, visto che Carlo ha una simpatia folle per i giallorossi. Ma sì, lo dici. È il caso di fare una chiosa. Ma guarda, io sono veramente contento di averli spinti fuori dalla Champions. Spero che l'ambiente esploda, ma ne sono ormai certo, perché stanno rovinati. Questa è una squadra che comunque, voglio dire, è anche un po' un unicum nel campionato italiano, perché è l'unica squadra che spende un sacco di soldi ma non riesce mai a comprare i giocatori giusti. No, c'è sta pure l'Inter, scusami. Sì, però l'Inter... La Roma smembra, che è un piacere. Sì, è vero. La tanta amata Inter di Luca Cirillo, voi lo sapete, no? Che lui ha una passione sfrenata, spiegatata. Mi associano quasi a De Magistris, figura. L'Inter è stata anche veramente sfortunata che gli è scoppiata tutta sta vicenda. Come ti devo dire, a metà stagione tutto sto silicone. La Roma non ha un progetto, non ha una visione, ora cambierà un'altra volta tutto. È una squadra veramente, è una squadraccia. Vorrei dire solo una cosa, però sono d'accordo con Carlo, ma vorrei tenere fuori da tutto questo discorso Claudio Ranieri, che chiaro, non c'entra assolutamente nulla. E che ieri ha detto una cosa meravigliosa, se ci fate caso, penso che l'abbiate colta. Sì, ha citato il fratello. Non so come.
No, no, ma è vero, è vero. Io lì sono visto, veramente uno che alla fine ha vinto una Premier 2 anni fa, e non è che parliamo. No, a me di Claudio Ranieri è piaciuta la citazione. Ha citato il fratello Massimo dicendo se bruciasse la città. Cioè, dire, oppure perdere la Roma. Un meccanico che non sa mettere le mani su un motore in questo momento, non sa dove, da dove ma non sa da che parte partire. Vabbè. Non sa da dove inizia. Carlo, ragazzi, Enrico, grazie. Siete sempre uno spettacolo. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Ciao.